È vero che è stato fatto un lavoro e basta salvaguardare. Già, bravissimo! Ci deve essere anche la capacità da parte del cultura, di ampliare il rapporto con la sua casa. Tra 10 giorni noi saremo più che gli stessi. Il nostro obiettivo, oltre a essere gli stessi, che siamo quelli che ci impegnano, è anche aggregare altre energie. Perché i signori che c'erano prima mi è parso di capire che sono persone un po' esterne al movimento e che hanno difficoltà, lo hanno espresso nelle righe, di venire a conoscenza di quelli che sono i momenti, gli appuntamenti. Ma non lo, in genere, noi lo riscontriamo sui territori sempre, no? La gente dice, ma dove vedete, quando vedete le mie esperienze? Allora io penso che anche, perché fa parte dell'idea, della visione, della cultura che abbiamo, che è quella anche della partecipazione, è giusto forse l'obiettivo di dire al prossimo appuntamento che ci daremo tra 8 giorni, riusciremo ad aggregare altre esperienze, altre realtà, altre energie, anche esterne al movimento, allora, questo deve essere il punto che ci dobbiamo. Se calendarizziamo troppo velocemente gli appuntamenti, rischiamo di vederci gli attivisti più, diciamo, più attivi, più presenti, e non abbiamo il tempo poi di coinvolgere anche i territori. Questa è una cosa importante che non dobbiamo mai dimenticare. Sono i gruppi territoriali, i gruppi territoriali sono portatori di energie, spesso sono per tanti motivi sono messi fuori dalla partecipazione, perché i luoghi, perché i tempi, perché... Allora noi dobbiamo fare anche questo lavoro, perché il gruppo cultura, comunque la parola cultura non è solo politica, è quello che dicevo prima quando studente di visione, perché a noi mi piaceva dire il... intendere cultura come partecipazione alla cultura, è anche quella di mettere in condizione la cultura. È bello. Allora, mi pare che abbiamo sviluppato l'esigenza di un'assemblea, chiamiamola l'appuntamento che ma la focalizzazione è quella, un'assemblea pubblica in cui si affronterà la visione culturale o sulla cultura del movimento, che sia un'assemblea pubblica partecipativa, un momento di discussione, di dibattito. Questo che tempi prevedi, Giovanni, per questa assemblea? Scusami, cerchiamo di... Allora, questo è un punto, cioè diciamo, l'aggregazione. Ragazzi, dobbiamo regolamentare un attimo. Buongiorno. Allora, abbiamo espresso l'esigenza di... Calma, perché sennò abbiamo espresso l'esigenza di creare un forte momento, e devo urlare, se no mi sento, un forte momento aggregativo della cittadinanza, della società civile, dei portatori di interesse rispetto alla visione culturale del Movimento 5 Stelle. Quindi si discuterà sulla possibilità di organizzare un evento pubblico all'interno del quale garantire la partecipazione di tutti, rappresentanti istituzionali, società civile, portatori di interesse. E questo è un primo punto. Poi c'è il punto dei tavoli tematici, quindi oggi noi abbiamo un po' declinati quali potrebbero essere i tavoli tematici, che sono tavoli di lavoro segmentati e specialistici. La proposta che possiamo far uscire, su cui si potrà discutere, sarà quella di un tavolo istruzione, di un tavolo politiche culturali e di un tavolo su tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni culturali. Ma c'è anche il problema sociale, cioè questa è in definizione, questa strutturazione. Quella è strutturazione. No, quella è un'altra cosa. C'è lo step fondamentale di tutti i documenti che sono stati prodotti dal tavolo regionale vengano letti anche dai consiglieri, in modo che loro abbiano visione dei lavori che sono stati già prodotti. E poi c'è il tema della calendarizzazione di appuntamenti tematici insieme condivisi con più momento persone. Partecipativo, tavoli di lavoro tematici, incontri canalizzati con i consiglieri, risoluzione anche dal punto di vista comunicativo. Ad interim ci siamo organizzati in questo modo: ognuno avrà la responsabilità di aggiornare l'evoluzione del percorso sui meetup locali, e allo stesso tempo sappiamo che esiste un luogo di incontro su Facebook che è la pagina del tavolo regionale, finché non ce ne daranno un altro. Giovanni, noi faremo di tutto per aggregare, però il lavoro forte va fatto nei meetup locali. Noi li stroniamo, però purtroppo abbiamo notato che non tutti
puoi spegnere, è finita la...